Bentrovati all'edizione della notte del eh, TG6, che si apre con un'ampia pagina. Di Cronaca. Iniziamo dalla retata antidroga condotta dai carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Pescara che hanno arrestato un 58enne di Villa Raspa di Spoltore, Ivano Coccia di Ferro, trovato in possesso di 900 grammi di eroina e cocaina. L'uomo è stato fermato nel quartiere Rancitelli ed era ai domiciliari. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Sarebbe stato il fornitore di droga ed in particolare cocaina della Pescarabene, questo il sospetto dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo della Compagnia Adriatica che nell'ambito dell'operazione denominata Double Fas hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione dai domiciliari un 58enne di Villa Raspa di Spoltore. Il Coccio di Ferro è, fra l'altro anche in ragione della sua età anagrafica, è, è una vecchia conoscenza sia della, dei consumatori ma anche di chi eh, poi si occupa di reprimere i fenomeni di illegalità. Eh, la sua eh, recidività di queste condotte eh, dimostra ulteriormente quanto sia redditizio l'operare in questo mercato. È ovvio che l'assuntore di stupefacenti che magari ritiene di essere nella parte sana della società, nella parte buona della società, non fa altro che attirare interessi criminali di un certo livello a casa propria. Proseguiamo con la pagina della cronaca, un 32enne di Rocca Spinalveti, Mirko Zengaro, ha perso la vita in un incidente stradale sulla Fondovalle Treste, nel territorio di San Buono in provincia di Chieti per cause ancora in corso di accertamento. La panda che guidava è uscita di strada a poca distanza dal bivio per la fondovalle cena. L'uomo è finito in una cunetta centrando anche un palo in cemento. Le ferite riportate dal ragazzo sono state fatali. Vigili del fuoco i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che tirar fuori il cadavere dalle lamiere. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di San Buono e la polizia municipale di Furci. Un fucile semiautomatico calibro 20 a canna mozza, una potente carabina d'aria compressa munita di cannocchiale di precisione, 924 grammi di cocaina e 800 grammi di marijuana sequestrati. E questo è il bilancio dell'operazione straordinaria di controllo del territorio nel Pescarese che ha portato anche all'arresto di un giovane. Vediamo insieme il servizio. Droga e armi sottoposte a sequestro e un giovane pescarese arrestato. E questo è il bilancio di una duplice operazione condotta dai poliziotti della sezione antirapine e della sezione antidroga della squadra mobile della questura di Pescara insieme ai colleghi della squadra mobile di Chieti. In carcere è finito un 33enne su disposizione del PM della procura di Pescara Silvia Santoro in un garage il ragazzo di Montesilvano. Nascondeva 924 grammi di cocaina e 800 grammi di marijuana. In un secondo blitz condotto invece a Pescara, nelle case popolari di via Lago di Capestrano, i poliziotti hanno sequestrato un fucile semiautomatico calibro 20 a cannamozza, risultato poi rubato, e una potente carabina d'aria compressa munita di cannocchiali di precisione. Sulle armi sono in corso accertamenti. Sulle armi noi stiamo lavorando, stiamo ancora aspettando gli esiti della polizia scientifica, speriamo che ci siano impronte oppure tracce di DNA. Sulla droga aspettiamo l'esito pure delle analisi. Riteniamo che comunque sia droga di un diciamo, principio attivo elevato, e riteniamo quindi per questo che la persona arrestata fosse un mero custode della, della droga per conto terzi. Adesso cambiamo argomento. Il comune di Civitella Casanova è stato escluso dal cratere sismico. Andiamo ad ascoltare l'intervista al primo cittadino Marco D'Andrea realizzata dai colleghi di Vestina News. Il comune di Civitella Casanova, oltre al danno alla beffa, si può dire l'esclusione dal cratere sismico? Sì, una forte delusione perché a una comunità che ha già subito il sisma 2009, quindi gravemente danneggiata, si eh, aggiungono ulteriori danni eh, di questo sisma 2016-2017 con numeri che eh, per noi sono molto importanti, circa 220 eh, richieste di inagibilità, oltre 60 immobili inagibili dalle schede FAST. e eh, praticamente 51 persone eh, fuori casa oltre a quelli che abbiamo dal 2009. Non c'è stato lo stesso criterio di, di far rientrare i paesi nel cratere sismico come quando c'è stato quello dell'Aquila 2009? Allora, l'Aquila eh, 2009 c'era un criterio scientifico che era dato dall'accelerazione sismica rilevata sul territorio e i danni indotti da questa accelerazione sismica. Adesso noi siamo curiosi di sapere quali sono i, i criteri che hanno determinato l'ingresso o l'esclusione dei comuni in questo cratere. Sinceramente è una domanda che ci poniamo ma ancora nessuno ci riesce a dare risposta. Noi abbiamo diciamo così, attivato tutti, informato tutti i nostri parlamentari, i rappresentanti regionali, eh, però pare che questa risposta tardi ad arrivare. Per noi è una delusione forte perché eh, è una comunità che sta morendo, non solo... per per la perdita del patrimonio immobiliare, infrastrutturale, ma soprattutto per la perdita delle attività economiche anche a livello sociale. Oltre la metà del paese è inagibile, è chiusa e, e questo contribuisce alla morte certa di paesi come il nostro. Siamo anche sconcertati da certe dichiarazioni fatte anche dal Presidente della Regione Abruzzo che ha dichiarato che i confini del Cratere non arriveranno fino a Zagabria. Io penso eh, che eh, nel momento in cui una comunità chiede aiuto ai tavoli istituzionali superiori, quindi alla Regione, allo Stato la politica si deve attivare per fare tutto il possibile per salvaguardare gli interessi della comunità e, se è necessario, i confini del cratere dovrebbero andare anche oltre Zagabria. Andiamo avanti: il direttore dell'ACA Bartolomeo Di Giovanni e il direttore tecnico Lorenzo Livello risultano indagati per il reato di inquinamento ambientale causato dallo sversamento di 160.000 metri cubi di reflui dal sistema degli scolmatori dell'impianto fognario di Pescara direttamente eh, confluiti alla foce del mare Adriatico. L'indagine è condotta dalla Procura di Pescara ed è scaturita da quella sul crollo dell'asse attrezzato di aprile 2015. Vediamo. Ancora una volta l'ACA finisce nell'occhio del ciclone. L'inchiesta condotta dalla procura del capoluogo adriatico riguarda gli sversamenti di liquami nel fiume Pescara e poi nel mare e a seguito del crollo dell'asse attrezzato nella notte di Pasqua tra il 5 e il 6 aprile del 2015, crollo che ha determinato la rottura della condotta fognaria di Porta Nuova che si collega al depuratore all'altezza di Via Raiale. Nel registro degli indagati sono stati iscritti due dirigenti dell'azienda acquedottistica, il direttore Bartolomeo Di Giovanni e il direttore tecnico Lorenzo Livello, considerati responsabili dei 161.000 metri cubi di reflui scaricati nell'acqua dal sistema degli scolmatori dell'impianto fognario Pescarese. Il reato ipotizzato dal procuratore capo Cristina Tedeschini e dal sostituto Andrea Papalia, contenuto negli avvisi di garanzia notificati ai due dirigenti nei mesi scorsi, è quello di inquinamento ambientale. Quando piove il depuratore non ce la fa a gestire il flusso dei liquami misti all'acqua e il troppo pieno finisce nel fiume senza trattamento, facendo scattare quasi sempre il divieto di balneazione. I carabinieri forestali nel corso dell'attività d'indagine hanno scoperto che quei liquami che per anni sono finiti e finiscono ancora nel fiume e nel mare, potevano essere stoccati proprio vicino al depuratore nei pressi della città della musica, dove esistono delle vasche di equalizzazione che però non sono mai entrate in funzione. Perché? È la domanda che i forestali hanno rivolto agli indagati durante gli interrogatori, ricevendo come risposta che la vasca era completamente abbandonata e priva di impianto di sollevamento. Attualmente ci sono due Filoni di indagine. Il primo riguarda le responsabilità per il crollo dell'asse attrezzato. Il secondo, invece, affronta l'inquinamento del fiume. Questa mattina si sono riuniti i componenti del consiglio di amministrazione della Saga, la società che gestisce lo scalo aeroportuale Pescarese. Al centro dell'attenzione, l'approvazione del piano industriale che avrà validità fino al 2020. Il servizio di Francesca Romanatesti. Il primo piano industriale per la società aeroportuale Saga. Era prevista per oggi infatti la seduta con i consiglieri di amministrazione per l'approvazione del documento che detterà punto per punto ogni azione da mettere in campo fino al prossimo 2020. Voglio sottolineare che questa è una società che non aveva mai avuto fino all'anno scorso un suo piano industriale. Eh, Essere solo dato eh, ha comportato anche l'impegno a doverlo monitorare frequentemente eh, perché la mancanza di esperienza implica che, eh, da un monitoraggio poi continuativo, si possono anche apportare i miglioramenti allo stesso piano industriale. Eh, questa è la ragione per cui oggi si va a un aggiornamento di questo importantissimo strumento di pianificazione e al tempo stesso di governance eh, razionale, eh, efficace eh, della stessa società. E I principali contenuti sono che la eh, definizione temporale del piano industriale con questo aggiornamento viene esteso all'intera durata del periodo di concessione e quindi al 2038 e al tempo stesso per necessità eh, relativamente alla consapevolezza, alla possibilità di incisione eh, pro tempore di chi ha responsabilità, eh, il piano industriale viene anche definito nel medio periodo e cioè sulla lunghezza d'onda del... 2020 eh, con dettagli adeguati per prendere decisioni di giorno in giorno, di settimana in settimana, di mese in mese. Dal punto di vista dei contenuti voglio sottolineare che con questo strumento finalmente si dimostra che l'aeroporto internazionale d'Abruzzo a partire dal medio periodo eh, può eh, contare sulle proprie gambe e quindi eh, dimostra che la propria mission di impresa e autosostenibile. Il segretario nazionale della CGL Nino Baseotto, in visita oggi in Abruzzo, ha incontrato questa mattina 28 medici precari del 118 dell'ospedale Mazzini di Teramo. Una vicenda annosa che si trascina dal 2004 e che coinvolge circa 100 professionisti che lavorano nelle diverse ASL abruzzesi. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Sono 28 i medici precari che lavorano al 118 di Teramo, in totale 100 in Abruzzo e vivono questa precarietà ormai da 13 anni. Diritti negati come ferie e malattia, pagati a cottimo e senza tutele. Qualcuno di loro si è ammalato di cancro ma continua a lavorare anche sotto chemioterapia. Noi siamo medici con più di 15 anni di esperienza nel settore dell'emergenza territoriale, però da, dal 2004 siamo praticamente bloccati in questa condizione di precariato. L'azienda che cosa dice? L'azienda dice che non, non ci sono fondi, che stiamo nel, nel piano di rientro e quindi che non c'è possibilità di inquadramento, ma in ogni caso manca proprio una normativa nazionale che regolamenti questa, questa situazione. La piaga del precariato del 118 è un problema che coinvolge l'intero Paese. Occorre una legge dello Stato per stabilizzare i lavoratori ed è per questo che il segretario nazionale della CGL, Nino Baseotto, oggi in Abruzzo, ha voluto incontrare i medici precari all'ospedale Mazzini di Teramo. Questa situazione dei lavoratori del 118 è una situazione paradossale perché c'è una situazione di precarietà, c'è spesso anche una situazione di diritti negati. E nello stesso tempo c'è un incrocio con la qualità del servizio per i cittadini, perché se noi abbiamo un servizio di emergenza come il 118, che a volte vive sul fatto che il medico del 118, magari malato di tumore, per portare a casa il proprio stipendio deve lavorare anche quando è in chemioterapia e deve fare questo servizio anche quando è in chemioterapia, nel momento in cui disgraziatamente non ci riesce più, si crea un vuoto che va a detrimento della famiglia ma va a danno anche del servizio all'utenza. Un paese moderno, un paese civile, un paese efficiente queste cose non se le può permettere. Noi non possiamo celebrare la professionalità del 118, della protezione civile, dei vigili del fuoco in televisione quando ci sono delle catastrofi e queste persone dimostrano quanto brave sono e poi avere un'altra faccia della medaglia che è quella della precarietà e quella di di lavoratori che non sono valorizzati per la professionalità che hanno. Nel 2017 gli investimenti del Comune di Lanciano saranno di 1,96 milioni di euro, 425 mila euro in più rispetto al 2016, puntando in particolare su una maggiore sicurezza per eh, le scuole. Questi sono gli aspetti principali del documento finanziario illustrato dal sindaco Mario Pupillo e dall'assessore al bilancio Pino Valente. Vediamo il servizio. Investimenti, conferma del taglio del 25% delle indennità di sindaco e assessori, pressione fiscale invariata e blocco del turnover del personale. Sono questi i punti cardine del bilancio di previsione 2017 di Lanciano, approvato in giunta comunale. Confermato l'impianto generale dell'azione amministrativa, ha detto il vice sindaco Pino Valente, con attenzione al sociale, ai servizi e alla cittadinanza. Nonostante i minori trasferimenti dallo Stato, ha aggiunto in conferenza stampa il sindaco Mario Pupillo, l'amministrazione. Comunale riesce ad attivare una crescita degli investimenti. 1.960.000 euro con fondi propri, 700.000 euro per la sicurezza stradale, quindi asfalti, altrettanti per le scuole. E sulla parte investimenti c'è un'accensione di mutui da parte dell'amministrazione comunale per circa 2 milioni di euro. In particolare operiamo nella direzione della sicurezza delle scuole dove investiamo 600.000 euro per la realizzazione di un primo lotto di una nuova scuola dell'infanzia. 100.000 euro per studi di vulnerabilità sismiche e interventi vari su scuole della nostra città, 700.000 euro per la viabilità e la messa in sicurezza delle strade cittadine, 250.000 euro per la realizzazione di una sede di protezione civile. E altri importanti capisaldi della manovra 2017, il blocco del turnover del personale. Abbiamo avuto ulteriori tagli da parte dello Stato per cui abbiamo dovuto far slittare le assunzioni nel 2018 se non quelle obbligatorie di legge, ad esempio per le categorie protette e per eh, ridare al servizio urbanistica, che è un servizio importante della nostra città, il nuovo dirigente visto che quello vecchio sta andando in pensione. Quando iniziano gli asfalti? Allora, il, il progetto esecutivo lo stiamo approntando e nel 2017 partiranno anche eh, le manutenzioni stradali previste nel bilancio 2016 di altri 500.000 euro. Quindi, sulla parte sicurezza stradale, tra 2016 e 2017 eh, realizzeremo manutenzioni per 1 milione e mila euro. Nel bilancio di previsione ci sono anche 250.000 euro per la realizzazione del nuovo centro comunale di protezione civile a Redicoppe e 310.000 euro per la demolizione di Palazzo 900, come prescrive, ha precisato Valente, un'ordinanza del Consiglio di Stato relativa all'immobile. Tagli al sociale, eh, questo l'annuncio del governo Gentiloni che già preoccupa le regioni e soprattutto le associazioni eh, che eh, si occupano del sostegno alle persone più deboli. A parlare del futuro dei fondi al sociale è l'assessore regionale Marinella Sclocco che smentisce in parte l'entità del taglio previsto. Ascoltiamo. Un colpo di mannaia alle politiche sociali da 313 milioni di euro a poco meno di 100 è quanto stabilito dal governo Gentiloni, una notizia che ha scaturito la rivolta delle associazioni già preoccupate per i disservizi che si avrebbero per le categorie più svantaggiate. Stessa preoccupazione che ha coinvolto l'Abruzzo in una denuncia contro l'amministrazione regionale con accuse dirette all'assessore Marinella Sclocco che smentisce in parte il taglio da effettuare. Il taglio, semmai, sarebbe del 52%, il 75% è stato tagliato anni fa quando noi non eravamo al governo. La preoccupazione c'era a febbraio, quando io stessa ho chiamato tutti i sindacati abruzzesi per dir loro che c'era la possibilità del taglio. Diciamo che siamo arrivati tardi perché nel frattempo ci siamo mossi tutti, si sono mossi tutti gli assessori, c'è un accordo fatto già venerdì scorso con Poletti e Bonaccini, ci sarà lunedì una un'altra riunione nella conferenza Stato-Regione quindi già dalla settimana prossima potrò dire ufficialmente carta alla mano che questo taglio non ci sarà Torniamo adesso a Teramo in seno al Partito Democratico Teramano si è costituito il comitato Teramo in cammino con Matteo Renzi in vista delle primarie previste per il prossimo 30 aprile promotore dell'iniziativa il sindaco di Castellalto Vincenzo Di Marco Teramo si mette in cammino con Matteo Renzi, nasce un comitato all'interno del Partito Democratico Teramano a sostegno dell'ex Premier in vista delle primarie aperte che si svolgeranno il 30 aprile prossimo. Promotore dell'iniziativa è il Sindaco di Castellalto Vincenzo Di Marco. Teramo si è messa in cammino con Matteo Renzi, quale sarà il programma dei prossimi giorni, delle prossime settimane per aggregare persone? E intanto diciamo così, siamo partiti con questo comitato che è un comitato di persone che sono impegnate nelle amministrazioni ma anche semplici deserati, simpatizzanti perché c'è voglia di aggregare e di portare dentro idee, contributi perché crediamo che di politica non se, fare, non se ne può fare a meno. E a sostegno del candidato segretario Matteo Renzi alla segreteria nazionale del Partito Democratico e nei prossimi giorni questo comitato farà un'assemblea pubblica che... Avrà un po' eh, eh, l'onere di organizzare quello che saranno i passi per i prossimi giorni che ci condurranno alla data del 30 aprile che sono le primarie aperte del, del PD. Secondo lei quanto PD Teramano aderirà a questo comitato per Renzi? Ma noi ci auguriamo, noi ci auguriamo in, in tanti. Intanto, sabato prossimo si svolgerà nella sede del Partito Democratico di Teramo la prima fase del congresso nazionale del partito, che vede coinvolti solo gli iscritti, chiamati ad esprimersi sulle mozioni dei tre candidati alla Segreteria Nazionale: Renzi, Orlando ed Emiliano. Adesso andiamo a Francavilla al mare dove proseguono spediti i lavori per il rifacimento e il restyling di piazza Sant'Alfonso. Sindaco Luciani, proseguono in maniera spedita i lavori a Piazza Sant'Alfonso? Per l'inizio dell'estate ci sarà l'inaugurazione della nuova piazza. Eh sì, il tempo previsto per, dato la ditta per terminare i lavori è il 21 giugno. Vedo che vanno avanti spediti. Stamattina stiamo buttando il massetto in questa prima metà di piazza eh, che verrà portata finita perché eh, chiuderla tutta insieme sarebbe difficoltoso. Quindi la faremo diciamo, a pezzi. Io penso che la prossima settimana eh, pianteremo le, nostre, le, le nuove alberature. Eh, quindi in sostanza inizia a prendere forma questa bellissima piazza. Un milione di euro il costo dei lavori, eh, parliamo di lavori che lei aveva annunciato eh, subito dopo la sua rielezione. No, veramente, questo è stato un motivo di campagna elettorale mi viene da sorridere perché qualche mio avversario sosteneva che io questa piazza non l'avrei mai finita e che quindi l'avevo iniziata prima delle elezioni per aprire un cantiere. Bene, ora non siamo più in campagna elettorale, la piazza verrà terminata, possono stare tranquilli i cittadini perché quello che dico faccio. E andiamo avanti con un'altra notizia. L'Assemblea dei Soci dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese riunita ieri ha rieletto e confermato Antonio Centi alla presidenza dell'ente. All delle elezioni centi, afferma l'Assemblea dei soci dell'istituzione eh, sinfonica abruzzese. Con il rinnovo del mio mandato di presidenza, mi ha affidato il compito di portare avanti con il nuovo consiglio di amministrazione, che verrà eletto nella prossima Assemblea dei soci, un processo di rinnovamento complessivo dell'istituzione per renderla sempre più qualificata nel contesto delle istituzioni culturali del Paese, sempre più struttura operativa dell'Abruzzo che vuole crescere in ogni campo in ragione anche delle proposte poste culturali espresse da ogni eh, territorio. Antonio Centi, esperto di marketing turistico culturale, da anni è impegnato nel campo culturale e ricopre dal maggio 2010 la carica di presidente dell'ISA. Andiamo avanti adesso con la pagina dello sport. Torna a lavorare oggi il Pescara dopo i giorni di riposo concessi dal tecnico Zeman alla truppa biancazzurra, vista la pausa di campionato per gli impegni con le nazionali. Si torna a sudare al comunale di Città Sant'Angelo, vista la temporanea indisponibilità del poggio degli Ulivi. A proposito di nazionali, questa sera Verre e Cerri saranno impegnati con l'Under 21 di Di Biaggio, che affronterà la Polonia a Cracovia. Quello delle ore 20 sarà il primo dei due test che gli azzurrini sosterranno in vista della fase finale del campionato europeo alle porte. Lunedì, infatti, l'under 21 sarà a Roma per l'impegno contro la Spagna. Dunque, l'allenamento di questo pomeriggio per Zeman sarà senza i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Oltre a Cerri e Verre, fuori anche il capitano Memusciai con la sua Albania che affronterà l'Italia di Ventura a Palermo. Oltre a Malocco, anche lui impegnato con la nazionale. Il Boemo alla ripresa contro il Milan del grande ex Gianluca Lapadula ritroverà Bruno che aveva saltato la trasferta di Bergamo per squalifica. Intanto sul fronte mercato, l'interesse del Delfino in vista del mercato estivo si concentra molto sui giocatori più promettenti della Lega Pro, dopo l'accordo con Leonardo Mancuso, attaccante esterno della San Benedettese e Mattia Proietti, centrocampista 24enne del Bassano, la società del presidente Sebastiani ha messo gli occhi sul terzino sinistro del Mantova Daniele Donnarumma, l'esterno di Gragnano cresciuto nelle giovanili del Napoli con la formazione Virgiliana che domenica affronterà il Teramo. In questa stagione ha messo insieme nove presenze siglando anche una rete proprio contro il Bassano. E adesso scendiamo in Lega Pro per parlare del Teramo. Domenica trasferta delicata per il diavolo impegnato nello scontro diretto ehm, con il Mantova, come abbiamo sentito, dell'ex Alessandro Tonti. Ugolotti sempre, sembra intenzionato a confermare lo schieramento che eh, tanto bene ha fatto domenica pomeriggio con il Gubbio nei Virgiliani. Qualche problema per quanto riguarda gli infortunati. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Allenamento a porte chiuse per il Termo in vista della trasferta delicata di Mantova di domenica pomeriggio al Martelli. È lavoro blindato per la truppa di Ugolotti per trovare quella serenità utile al rush finale di campionato che si preannuncia già caldissimo. Il tecnico biancorosso dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto col Gubbio, ma indicazioni maggiori verranno dalla partitella di questo pomeriggio nella quale saranno provati schemi e situazioni difensive e offensive per arginare e creare pericoli ai Virgiliani che sul fronte infortunati non se la passano granché bene. Dolore al flessore accusato dall'attaccante Matteo Guazzo ha impedito ieri alla punta di allenarsi e a poche ore dal match sembra davvero difficile che possa partire dal primo minuto domenica. Con la reggiana si è fatto male anche Siniscalchi e anche lui sembra un indiziato dare Forfè, almeno dall'inizio. Lavoro personalizzato anche per altri tre che potrebbero saltare la sfida. Si tratta del difensore Cristini che soffre ancora per un dolore al polpaccio, il centrocampista Raggio Garibaldi che ieri ha effettuato la risonanza magnetica e oggi difficilmente tornerà con i compagni di squadra. Stesso discorso infine per Soligna, che oggi invece sosterrà gli esami strumentali per valutare l'entità del fastidio alla coscia destra. Insomma, cinque elementi che nell'impianto di Graziani sarebbero assenze, se fossero confermate ovviamente, davvero pesanti. Il teramo ieri ha dovuto fare a meno di Petrella e Sansovini che hanno lavorato a parte e sembra più uno stop a scopo precauzionale per evitare quei peggiori che veri e propri forfè. Dunque Rotti potrà contare quasi sull'intera rosa a sua disposizione, considerando anche che i meccanismi con il nuovo sistema sembrano essere molto più automatici. Intanto sabato pomeriggio in casa Teramo, ma c'è da giurarci anche in quella Mantova si tiferà per la vittoria del Pordenone impegnato al Bottecchia con Lumezzane. Poi tutti o quasi in campo alle 16:30 di domenica, in attesa del posticipo serale tra Forlì e Fano. E lì chi avrà vinto al martelli potrà accomodarsi per tifare il risultato più adatto alle proprie esigenze. In Serie D, stangata sull'Aquila da parte del giudice sportivo che ha inflitto alla società rossoblu, oltre ad un'ammenda, anche l'obbligo di disputare la prossima gara di campionato contro l'Albalonga a porte chiuse. Tutto questo perché, secondo il referto, eh, propri sostenitori per l'intera durata della gara hanno rivolto espressioni offensive e lanciato sputi all'indirizzo ehm, eh, di un assistente arbitrale, attingendolo ripetutamente sulla nuca. Su sul collo e sulla schiena. Eh, la uh, società aquilana ha già attivato la procedura per la uh, presentazione del ricorso urgente per evitare di dover disputare senza pubblico la partita contro i laziali prevista per domenica alle ore 15. Adesso invece andiamo nei dilettanti Torrese, Real Giulianova si giocherà a Castelnuovo-Vomano e questa è la decisione scaturita a seguito della riunione organizzativa con le società, il sindaco di Castellalto gli organismi tecnici comunali e le forze di polizia e municipali. E svoltasi questa mattina in questura a Teramo l'incontro eh, valido per il campionato di promozione in programma domenica 26 marzo potrebbe matematicamente sancire la vittoria del torneo da parte del Real Giulianova che così salirebbe di categoria accedendo all'eccellenza regionale. In mancanza della disponibilità di un campo di gioco con ampia capienza di spettatori, è stato convenuto che l'incontro, dunque, si terrà nella struttura sportiva di Castelnuovo Vomano seguendo alcune particolari disposizioni di sicurezza. Infatti, sono 500 i biglietti del settore ospite a disposizione dei tifosi giuliesi. Fino alle 19 di sabato ai tifosi locali invece è riservato un altro settore che potrà contenere al massimo 150 tifosi. Le forze dell'ordine inoltre sconsigliano chi non sarà munito di biglietto di accesso di recarsi allo stadio dove comunque saranno predisposti dei varchi per il prefiltraggio. E adesso torniamo all'Aquila, dove si svolgeranno gli Internazionali d'Italia Open di pattinaggio. A rotelle il servizio della redazione aquilana. Il 26, 27 e 28 maggio andrà in scena gli Internazionali d'Italia Open FIP, sesto Memorial Angelo Onorato, valevoli per i campionati nazionali CSN 2017 e per il Campionato del Mondo Master di Maratona. La manifestazione di pattinaggio si svolgerà nel circuito stradale ricavato lungo Viale Corrado IV, una porzione che sarà ricompresa tra la rotatoria di Via Vicentini con Via 25 Aprile, seguendo per Via Vicentini, Viale della Croce Rossa, e poi fino alla rotatoria di Via Piccinini con la strada statale 80. La lunghezza del percorso è di circa 3.000 metri. Ancora un grande evento internazionale che si svolgerà nella città dell'Aquila, ma che è costretto a lavorare sulle strade, perché la città dell'Aquila, nonostante i tanti fondi arrivati per il terremoto, ancora non dispone di una struttura di pattinaggio aperta o coperta all'altezza del professionismo. Con rammarico constato che a distanza di otto anni dal terremoto il, la pista coperta di, di, di Viale Udidio ancora non è, è eh, resagibile. Eh, avere la possibilità di ripristinare questa pista darebbe l'opportunità all'Aquila di diventare un centro federale di, di, sul pattinaggio e quindi potrebbe consentire. Oltre ad un impianto a disposizione dei nostri giovani, anche un movimento economico importante con eventi che in continuità potrebbero essere assegnati dalla Federazione Italiana alla nostra città. Sono previsti circa 500 atleti. Le categorie coinvolte vanno da quella dei giovanissimi 8 e 9 anni, gli esordienti 10 e 11. Tutti questi concorreranno su un circuito che sarà creato all'interno della location di Piazza d'Armi, zona mercato, i ragazzi tra i 12 e i 13 anni, gli allievi 14 e 15 anni, gli juniores 16 e 17, seniores dal 1998 in poi. Si svolgeranno in contemporanea le due maratone femminili e maschili valevoli per gli internazionali d'Italia Open ed il campionato del mondo Master. Una gara importante, questa che, che organizza il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano è decisamente un appuntamento importante e quest'anno l'abbiamo condita con qualcosa di più, qualcosa di più che è un campionato del mondo master, ma anche per dare un'opportunità più ufficiale che dal mondo io credo arriveranno come 30 paesi, quindi diverse delegazioni, ma ridiamo all'Aquila un entusiasmo internazionale che ne ha bisogno. Chiudiamo la pagina dello sport con una notizia che riguarda la WISP. Valeria Fedeli, ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e Giovanni Malagò, presidente nazionale del CONI, assieme a Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, saranno alcuni dei partecipanti al congresso nazionale dell'Unione Italiana Sport per Tutti, che si terrà a Montesilvano a partire da venerdì e fino a domenica. Alla tre giorni di congresso eh, sono invitati 334 delegati e 100 eh, persone in rappresentanza. Di un milione e quattrocentomila soci. Tra i temi in programma, quello del futuro dello sport sociale per tutti in Italia, il ministro Fedeli e il presidente Malagò sono previsti alla tavola rotonda che si svolgerà eh, domani alle 17.30. dal titolo Europa chiama Italia una nuova cultura sportiva. Era questa l'ultima notizia del eh, nostro telegiornale. Io vi auguro una buona notte. Grazie per essere stati con noi. thank <sweak> you